Dopo sei rinvii, l'ultimo il 27 marzo scorso, e con l'emergenza coronavirus sul territorio nazionale, non sembra esserci pace per le famiglie delle 29 vittime di Rigopiano, che hanno visto rimandato l'ennesimo appuntamento con l'avvio del processo. C'è stanchezza sui volti dei familiari delle vittime, la stessa stanchezza vista tante volte all'uscita dalle aule dei tribunali nelle sei udienze precedenti. Ma gli stessi sanno che questo è un momento delicato per l'intera nazione, e così a tendere loro la mano c'è quantomeno lo stop per quanto riguarda i tempi della prescrizione. Tanto i termini della prescrizione non diminuiscono, quindi sono stoppati, quindi al momento nessuna paura. Però abbiamo fame di giustizia. D'Angelo poi torna sulla questione archiviazione dei carabinieri forestali e sulle nuove indagini sull'ex capo della squadra mobile Muriana, per cui nei giorni antecedenti lo stop alle aule dei tribunali fu aperto un fascicolo dalla procura di Pescara. Noi crediamo nel lavoro che hanno fatto gli inquirenti, non abbiamo mai abbassato la guardia. C'è chi ha letto tutta la documentazione tra noi familiari, quindi anche i nostri legali ci hanno assicurato che il lavoro è stato svolto bene. L'unico punto di domanda è adesso l'ispettore Muriana. Questo dipenderà tutto dai procuratori, dal procuratore dell'Esercito e dal vice procuratore Papalia. Come io e come tanti altri familiari stiamo qui ad aspettare queste ennesime carte da leggere e da prendere. Io spero che appena riniziamo ci saranno delle date già prefissate per questa udienza. E vogliamo che questa udienza sia udienze veloci, perché a noi familiari ci distrugge dentro. Vogliamo la verità e vogliamo la giustizia. Ecco, secondo i vostri avvocati, quali saranno i tempi più o meno certi per quando si potrà tornare in tribunale? Sicuramente non immediatamente, però non so, facciamo un'ipotesi, 2 o 3 mesi, 4 mesi? Io al momento al riguardo di questo non ho parlato col mio legale, ma io penso per settembre. In chiusura, il fratello del cameriere scomparso a Rigopiano manda un messaggio di speranza ai familiari delle vittime sul lavoro causate da coronavirus. In questo momento tutte le morti sul lavoro, il coronavirus, che ha procurato il coronavirus, medici, infermieri, OSS e tutti gli altri dipendenti della pubblica sanità, forze dell'ordine e tutto, spero che gli verranno riconosciute la morte sul lavoro, che è quella cosa che non è stata riconosciuta a mio fratello a Rigopiano.